vessati dal figlio tossicodipendente di 27 anni. Al culmine delle sue minacce erano stati costretti a rivolgersi ai carabinieri di Sant'Agata Libattiati e finito ai domiciliari all'interno di una comunità di recupero della provincia di Catania, LG, queste le iniziali. Il giovane, caduto nella spirale della dipendenza da sostanze stupefacenti, pur di ottenere del denaro dai genitori, anche 50 euro al giorno, non esitava a vessarli minacciando gesti autolesionistici, ritorsioni e aggressioni, generando nel padre e nella madre un continuo stato di ansia e paura che di fatto li ha costretti ad esaudire nel tempo le richieste del figlio. L'escalation delle minacce, pena anche la distruzione dei suppellettili di casa, ha però costretto i genitori a chiedere aiuto ai carabinieri e a denunciare il proprio figlio, consentendo loro di raffigurare un quadro probatorio che non ha lasciato alcun dubbio al giudice, che, concordando pienamente con la richiesta della procura, ne ha ordinato l'arresto e la sottoposizione in regime di arresti domiciliari all'interno di una comunità di recupero.